Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Coluni. Allora, quest'oggi partiamo subito a bomba con la partita di Champions contro l'Ajax, seconda giornata della fase a gironi, poi doppio scontro in campionato, prima contro il Metz e poi contro il Troyes. Nel mezzo 15 giorni per riposare grazie alla pausa per le nazionali. Ma come al solito, raga, prima di iniziare a giocare, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi, e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità, e anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, raga, possiamo andare in campo. Occhio che c'hanno il capocannoniere Santiago Jiménez, probabilmente sono partiti dai playoff, quindi hanno giocato più partite. Comunque scendiamo in campo con Areola, Alphonso Davies, Guardiol, Gentile, Serginho Dest, Braganza, Massengo, Oxlade-Chamberlain e in attacco Martinelli, Toussaint e Vicinius. Occhio all'Ajax che oltre a Jimenez c'ha in attacco Gonzalo Prata e Darami, o come si legge, a centrocampo Klaassen, Kudus avuto l'anno scorso con il Bolton, grandissimo giocatore, Aibischer, non so la pronuncia però sono giocatori che conosco, poi comunque in difesa Kluivert, Lucumi, Alderete e Arteaga, il portiere è un certo Prince, questo è l'unico che non conosco. Ah, sono stupido, perché non mi sono messo con la maglia nera? Effettivamente loro hanno solo quella striscia rossa, poi per il resto è tutto bianco. Comunque occhio che possiamo ripartire, Massengo prova a far correre Vicinius che ruba un gran pallone, mette pure il piede, ma non riesce a calciare bene, la palla rimane lì, alla fine dovrebbe essere fuori gioco, sì. Raga, occhio Klaassen qui, prova a sbloccare la partita, la gran parata di Areola. Raga, ma occhio ancora Areola che compie un miracolo, ancora su Klaassen mi sembra. Occhio qui, erroraccio clamoroso da parte di Kluivert, Martinelli ne approfitta, ma qui regalo immenso da parte dell'Ajax. Era una partita complicata, l'Ajax si difende bene, non riuscivamo a trovare tanti spazi, ma qui è arrivato veramente un regalo incredibile e Martinelli ne approfitta. Ma occhio alla risposta dell'Ajax qui con Jimenez, con Areola che la tiene lì, ferma, immobile. Ma occhio qui ancora, bruttissimo errore, un regalo ancora per Martinelli, bello il tocco, ancora Martinelli che trova la doppietta su due errori assurdi da parte dell'Ajax, più che una doppietta di Martinelli sarebbero due autogol da parte dei nostri avversari. E occhio ancora Martinelli che può provare ad avanzare, Martinelli, vediamo un po', prova una finta, prova a passare, riesce, è un po', va col destro a giro Martinelli, Prince con le unghie in corner. E occhio a Braganza che la mette dentro verso Toussaint anticipato, la palla è per Vicinius, tocco per Chamberlain, che è passato, Chamberlain può calciare in porta, ancora Prince che salva. E termina anche il primo tempo, dopo diciamo un inizio di partita molto in difficoltà per noi, poi siamo usciti veramente alla grande e adesso stiamo praticamente dominando a tratti. Ma occhio, palla dentro ancora, Areola che ci salva, veramente un muro Areola oggi, stilisticamente non perfetto, ma sicuramente efficace. E occhio che possiamo ancora avanzare, qui bellissimi triangolo, Massengo Toussaint, Massengo può provarci anche lui, Massengo, arriva la parata di Prince, il gol di Massengo sarebbe stato pazzesco. Occhio raga che mi sono perso un altro rosso, anche nella scorsa puntata è successa la stessa cosa, esattamente una dinamica molto simile a quella della scorsa puntata con Paredes, un altro fallo a centrocampo da dietro, questo qui forse è un po' più cattivo e violento, comunque espulso Jimenez, ovvero il loro giocatore migliore probabilmente, quindi a questo punto mi sento molto tranquillo. E adesso dovremmo avere ancora più spazio di prima. Martinelli l'appoggia per Toussaint. Toussaint va in porta col sinistro. Ancora Prince che salva la sua squadra. E occhio, raga, che concludiamo in attacco. Braganza, buon il tocco per Chamberlain che la chiude definitivamente. 3-0, match, partita e incontro. Segna Oxlade-Chamberlain. Ma occhio no, che peccato qui, gol dell'Ajax a tempo scaduto. Mancavano 30 secondi, veramente un peccato. Comunque ci può stare il gol dell'Ajax,
per quello che ha costruito durante la partita, però subire gol così dà sempre tanto fastidio. Comunque arriva anche subito, giustamente, il fischio finale, 3-1, vittoria netta, concreta, ci voleva, visto che venivamo da una brutta sconfitta in campionato contro il Bordeaux. Ok, raga, adesso partita contro il Metz, però prima diamo un'occhiata alla classifica di Champions per vedere le altre squadre che cosa hanno fatto. La partita era fra Leverkusen e Sociedad, ha vinto la Sociedad 2-1 contro il Leverkusen. Quindi per il momento si sta creando una situazione un po' particolare perché adesso abbiamo il doppio scontro proprio con gli spagnoli. Ed è chiaro che se riesci a portare a casa almeno una vittoria o un pareggio, praticamente il discorso è già chiuso. Comunque, chiaramente ci penseremo nella prossima puntata dove affronteremo la prima partita con la Sociedad. Comunque, adesso in campo contro il Metz, occhio che il Marsiglia ha già giocato e ha pareggiato perché erano a 19 punti, adesso chiaramente sono a 20, quindi in caso di vittoria possiamo portarci a meno 1, però per farlo bisogna battere il Metz e soprattutto proveremo a farlo con la squadra completamente dei titolarissimi perché dopo questa partita c'è la pausa per le nazionali, quindi anche se c'è qualcuno un po' più stanco posso permettermi di schierarlo in campo. Quindi arrivo là, Alphonso Davies, Schubert, Gentile, Serginho Dest, Braganza, Franks, Fabio Viera, Martinelli, Toussaint e Pedro Neto. Andiamoci a prendere questi 3 punti. E occhio che possiamo avanzare, palla per Martinelli, dovrebbe essere in gioco. Martinelli, l'appoggia stavolta per Fabio Vira col sinistro, qui ha perso tempo perché doveva mettersi il pallone sul sinistro. Comunque c'è ancora Tossa, palla per Fabio Vira, che ci riprova e dove la va a mettere? Sotto l'incrocio, gol pazzesco di Fabio Vira che è diventato anche un 87, 1-0, siamo in vantaggio. Perla da parte del nostro centrocampista portoghese che guardate qui dove è andato a mettere questo pallone, qui col sinistro, tuc, veramente gol impressionante. Raga, ma occhio alla risposta del Metz che qui si mangia un gol veramente clamoroso. E ok, raga, termina anche il primo tempo, 1-0 all'intervallo per noi, dopo il gol del vantaggio, sinceramente ci siamo un po' disuniti, un po' disattenti e infatti abbiamo rischiato anche di subire il gol del pareggio, quindi mi raccomando, occhi aperti nella ripresa. Ma occhio a Martinelli che è partito subito, Martinelli per il Kiko Glitz, palla fuori di poco. Raga, occhio qui, belli questi scambi fra Toussaint e Braganza e alla fine arriva il raddoppio, era quello che volevo ad inizio ripresa, una squadra che scendesse in campo con la giusta cattiveria per chiudere subito questa pratica e infatti qui ci riusciamo subito, bellissimo doppio triangolo fra Toussaint e Braganza e alla fine è il portoghese a concretizzare. E occhio, possiamo avanzare, Pedro Neto c'è campo, la può piazzare Pedro Neto, sembrava gol già fatto ma arriva la gran parata del portiere. Raga, occhio, Fabio Vira! Madonna, raga, non ci è andato così lontano, secondo me, eh? Raga, occhio, Toussaint, possiamo avanzare, Toussaint è partito in velocità, grandissima giocata da parte di Toussaint che torna a gol, era da qualche partita di troppo che non trovava la via del gol, ma fortunatamente oggi è tornato a segnare con un gol anche di un certo livello, qui è stato bravissimo a partire in velocità, nessuno gli è stato dietro e lui l'ha messa dentro. Occhio al Metz che ha un po' di campo, Areola, gran parata, bravissimo. Raga, occhio, siamo ancora in avanti, Toussaint, l'appoggio per Gentile, dentro è buono, Pedro Neto trova la palla e soprattutto trova il 4-0, occhio qui, Pedro. Pedro, ti alzi? Bravissimo, ok. Se si infortunava sul gol era il colmo. Comunque, raga, 4-0, ma soprattutto arriva un triplo cambio per noi, dentro Nunez per Toussaint, Garbi per Martinelli e in campo anche Esteves al posto di Braganza. Dai, occhio che possiamo ancora avanzare. Qui ha provato a piazzarle Esteves, ma palla fuori di poco. E perfetto, raga, arriva anche il fischio finale, 4-0, vittoria maiuscola, che era molto importante visto che Marsiglia aveva pareggiato e bisogna iniziare a rosicchiare i primi punticini. Comunque, raga, adesso è il momento di provare a chiudere in bellezza contro il Troyes per provare a fare 3 vittorie su 3 quest'oggi. Vediamo un po' come andrà a finire. La formazione è pronta, ci sono delle modifiche perché fra 3 giorni c'è la partita con la Sociedad, quindi devo dare importanza anche a quella lì. E comunque abbiamo Areola, Carrizo, Schubert, Lecoq, Dest, Esteves, Franks, Fabio Viera, Martinelli, Núñez e Virginius.
Vabbè, occhio subito, Esteves, possiamo avanzare. Esteves è passato, bravissimo Esteves, gran giocata, grandissimo gol. Che ha combinato Esteves, ragazzi? Gol impressionante. Dopo 5 minuti siamo subito in vantaggio. Era l'inizio che ci voleva. Raga, occhio Martinelli, mette palla a terra e può andare. Tocca all'indietro per Franks. Va a cercare Nunez. Nunez col destro. Bellissima giocata anche qui, ma stavolta arriva la parata. Raga, occhio, possiamo ancora avanzare. Esteves, bellissima ancora la giocata, bellissimo il tocco per Fabio Viera. Ma ragazzi, Esteves oggi sta illuminando la situazione qui. Veramente devastante il nostro centrocampista. Che peccato si sia bloccata la crescita, perché altrimenti sarebbe ancora più devastante. Qui il gol comunque è di Fabio Viera, che si è smarcato alla grande. Ragazzi, Altruà che non si arrende qui, prova una bella conclusione con Areola che però si fa trovare pronto. E ok, raga, si conclude anche il primo tempo, 2-0 all'intervallo per noi, ma occhio perché nel finale il Troà si è fatto vedere. Ragazzi, qui brutto errore di Schubert e arriva il gol del Troà che accorcia le distanze, ma qui Schubert è andato completamente a vuoto. E occhio che possiamo avanzare, bella la palla dentro per Vinicius, non ci credo, che sbaglia il tocco a 2 cm lì per Nunez. No, raga, inizio a vedere cose brutte. Sta partita potrebbe davvero finire male qui, occhio, Altruà. Palla alta, ma che rischio. Ragazzi, siamo in avanti, Carriso, cross stranissimo, ma la palla è buona per Franks, palla respinta, poi ci riprova Franks. Alla fine guadagniamo un calcio d'angolo. E arriva anche un triplo cambio per noi, dentro Toussaint per Nunez, Chamberlain per Fabio Viera e in campo. No, mi ha messo Braganza, ma io volevo mettere Chamberlain. Ma perché mi ha messo Braganza? Ma come? Cioè, io vado a premere il triangolo per la sostituzione suggerita, cioè tu mi suggerisci prima il centrocampista che non sa fare neanche il COC, che è il COC di ruolo. Madonna FIFA, ragazzi. Comunque, raga, in campo anche Pedro Neto per Virginius. Comunque vado a mettere Estevez e COC, che secondo me fra i tre è quello che può fare meglio questo ruolo. Comunque, raga, subito Toussaint che guadagna ancora un calcio d'angolo. Occhio al corner, Martinelli, il cross sul capitano Lecoq. La palla rimane lì, Pedro Neto mettici la testa, palla per Martinelli, vedi dietro, Toussaint appoggiala, Toussaint, meno male, messo in campo per chiudere i discorsi, alla fine riesce veramente a chiuderli 3-1. Penso di poter stare molto più tranquillo adesso, visto che la situazione dovrebbe essere appunto più calma e non dovrebbero esserci altri pericoli, altri brividi. Ragocchio, Toussaint, l'alza molto bene, Pedro Neto allarga ancora per Martinelli che può andare, Martinelli, bellissima la finta, Martinelli va in porta col sinistro, ragazzi, ma che gol di Gabriel Martinelli, 4-1, ciliegina sulla torta questo gol. E occhio, palla ancora per noi, Aster Franks va da Toussaint che allarga a sua volta per Martinelli, che allarga per Pedro Neto, qui vabbè, sarebbe sceso tutto lo stadio a festeggiare se questo gol fosse entrato. Però qui sbaglia Pedro Neto, peccato. E perfetto, raga, arriva anche il fischio finale. Si chiude qua la partita 4-1. In un modo o nell'altro siamo riusciti a vincere anche questa. E quest'oggi punteggio netto 3 vittorie su 3. E perfetto, raga, quello che dovevamo fare oggi l'abbiamo fatto. Nella prossima puntata, che sarà bella pesante, perché innanzitutto affronteremo la Sociedad. Poi il Marsiglia, praticamente secondo, primo in classifica insieme a noi, e infine partita anche contro il Lille. Quindi per nulla 3 partite banali nella prossima puntata, anzi. E a proposito di classifica, a questo punto andiamo a controllare, perché dopo questa bella vittoria contro il Troyes dovremmo essere balzati al primo posto in classifica, le altre continuano a rallentare, noi siamo da soli con 22 punti, 33 gol fatti, 8 subiti, momentaneamente miglior attacco e miglior difesa addirittura. Quindi raga, io per oggi posso fermarmi qua, vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale, a seguirmi sulla pagina Instagram, noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti!